Buonasera e bentrovati in un momento particolare che è quello che vorrebbe essere di festa, di auspici, di auguri, di, come dire, di visioni profonde. L'Università festeggia 4 secoli di vita, l'Università di Cagliari li porta avanti con una freschezza che è incoraggiante anche in tempi di pandemia. L'evento di questo pomeriggio ha un titolo che lascia intuire tanto: la ricerca nei 400 anni dell'Università degli Studi di Cagliari. È una diretta streaming quella alla quale state assistendo. Noi stiamo narrandola dal Rettorato, da Palazzo Belgrano, e vorremmo, ci piacerebbe fosse un po' la sintesi di quello che l'Università fa tutti i giorni, vuole fare ancora meglio a favore della collettività. Io passo la parola e do il benvenuto alla professoressa Micaela Morelli, prorettore per la ricerca scientifica dell'Ateneo del Capoluogo Cagliaritano. Grazie, buongiorno a tutti. Io vi porto i saluti del Rettore Maria Del Zompo, che in questo momento è impegnata. C'è un'iniziativa e un'intervista che le stanno facendo molto importante, a cui non può rinunciare, però sarà con noi alla fine. Quindi ci darà il saluto finale, mentre io vi do il saluto di benvenuto. Solo due parole davvero per introdurre questo video, la ricerca nei 400 anni dell'Università degli Studi di Cagliari. Le università sono nate con la ricerca e con la didattica e non poteva mancare un video che rappresentasse la ricerca nei 400 anni. Adesso vi ringrazio e ringrazio naturalmente tutti i relatori e ridò la parola a Mario Frongia che presenterà tutti i relatori di oggi, che sono tanti, tutti molto importanti, ci hanno tutti dato una mano a creare una iniziativa storicamente valida, importante, ma anche semplice e alla portata di tutti. Grazie ancora. Grazie alla professoressa Morelli. Sì, ha come dire, dato l'identikit di quella che sarà un pomeriggio legato ad alcune delle principali discipline della storia dell'Università di Cagliari. Il video passerà infatti dalle neuroscienze all'archeologia, alla storia, alla matematica, all'informatica, alla fisica. Insomma, ci sarà davvero una serie di temi di forte, attuale e grande interesse. Sono nostri interpreti, colloqueranno con noi il professor Giancarlo Nonnoi, che è storico della cultura, già docente di storia della scienza, che avrà, come dire, modo di approfondire con una relazione che ha per titolo I ricercatori illustri nei 400 anni di Unica. A seguire il professor Stefano Montaldo, che è direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, che porterà un saluto del matematico, dell'insigne matematico Enrico Bombieri, che è stato il primo italiano a ricevere la medaglia Fields, l'equivalente del Nobel per la matematica. Poi avremo il professor Carlo Lugliè, docente di preistoria e protostoria della Sardegna, che ci intratterrà, approfondirà la figura di un grandissimo del secolo scorso, Giovanni Lilliu, l'intellettuale, il fondatore e docente della nostra università, praticamente colui che ha aperto uno scenario straordinario per l'archeologia preistorica in Sardegna. Avremo il professore emerito di farmacologia, il professor Gianluigi Gessa, che tratterà di un grande della medicina made in Sardegna, ovvero Giuseppe Bruzzu, uno dei ragazzi di Via Porcè, così come ha titolato il professor Gessa. Infine Andrea Mameli, fisico, giornalista scientifico, che ci intratterrà con il video Il bidello di Pacinotti, e poi scoprirete perché. Quindi la professoressa Morelli ovviamente declinerà al femminile quelle che sono state le figure cardine della scienza in rosa, delle ricercatrici nei 400 anni di Unica, dell'Università di Cagliari. Infine, Vasili Kevki e Maxim Krylenko sono gli autori del video. Il video ha per titolo, ve l'ho anticipato in premessa, La ricerca nei 400 anni dell'Università degli Studi di Cagliari. Ed è un video che racconta la storia di questa straordinaria macchina del sapere e della cultura, che in Sardegna è e rimane eccezionale riferimento. Io do la parola al professor Nonnoi. Professore, buonasera, è con noi?
Buonasera, mi sentite? Mi sentite? Professore, può andare, prego. Benissimo, grazie intanto per l'invito e rivolgo i miei saluti a tutti i convenuti, anche se a distanza, e a tutti quelli che stanno ad ascoltarci. Io proverò un po' a suggerire alcune chiavi di lettura del video che vedremo alla fine di questo nostro incontro e che dà anche il tema a questa giornata. Ma prima di tutto vorrei, diciamo, rendere merito alla professoressa Morelli, la quale è stata colei che ha preso in mano questa iniziativa, ha avuto la prima idea e l'ha condotta fino alla fine, chiedendo costantemente la collaborazione di una serie di colleghi i quali non si sono risparmiati, anzi, probabilmente rispetto alla capacità del tempo a disposizione per questo video, hanno fornito materiali sovrabbondanti, per cui il video è necessariamente il frutto di tantissimi compromessi, non soltanto per le persone, per i personaggi che vi sono rappresentati, ma direi anche dal punto di vista cronologico, forse anche metodologico e storiografico, ma non era questo l'intento. Non era quello di fare una sorta di gota virtuale delle personalità che hanno illustrato il nostro Ateneo, né quello di costruire una formale Hall of Fame dei nostri più illustri scienziati. Probabilmente avremmo lasciato sicuramente fuori qualcuno, così come è accaduto, ma l'idea era di altra natura, era quella di mostrare che in qualche modo il nostro Ateneo ha mantenuto fede alla missione originaria, alla doppia missione originaria, oserei dire, che era da un lato quello di essere il centro fondamentale della formazione superiore nella città e per buona parte dell'isola, ma dall'altro di essere anche l'area, il luogo privilegiato della ricerca scientifica di questa nostra regione. Vi voglio sottolineare che questo è un ruolo doppiamente importante per le nostre università e per la nostra università in particolare, perché salvo alcune istituzioni che sono venute a nascere e a crescere nella seconda metà del Novecento, per lungo tempo la nostra isola non ha avuto istituti di ricerca di tipo privati, accademie, fondazioni, società che si occupassero della ricerca. L'università quindi è sempre stata il fulcro di tutta l'attività di ricerca. Un altro aspetto che occorre inoltre considerare è che le università, in particolare le università, quelle che la storiografia chiama università minori, minori in termini non soltanto di prestigio, ma prevalentemente in termini anche di consistenza, di numero di alunni, di corpo docente, non hanno solo il compito diciamo, non vanno quindi valutate da questo punto di vista di produrre esclusivamente eccellenze, ma di produrre anche un sapere orizzontale, di promuovere la diffusione del sapere. Pertanto, il compito anche delle università è sempre stato e continua ad essere la capacità di essere soprattutto, diciamo, soggetti capaci di gettare ponti tra i saperi, di attrarre nuovi saperi, di diffonderli sul territorio, ma anche di rinnovare gli stessi saperi, sia nella quotidianità dell'attività didattica, ma anche in quella della ricerca, più spesso individuale o di gruppi più ristretti. Quindi è bene notare questo aspetto. Il video quindi non vuole dar conto esclusivamente di una sequenza di eccellenze, ma vuole piuttosto dar conto anche di come dire, di una capillarità di interessi, di una ricerca diffusa, di un sapere che via via si espande e prende piede nel nostro territorio. Detto questo, ricordo che il video, anche qui convenzionalmente, giusto perché delle demarcazioni era in qualche modo necessario averle, è ripartito in quattro fasi. Queste quattro fasi corrispondono all'ingrosso a ciascuno dei secoli di vita del nostro Ateneo. Il mio compito adesso non sarà tanto quello di illustrare le quattro fasi, quanto piuttosto, almeno nelle prime tre, l'ultima che è quella più contemporanea, vedo che molti di coloro che mi seguiranno tratteranno proprio di tematiche sviluppatesi nel corso della seconda metà del Novecento, lascerò a loro questo compito. Mi occuperò soprattutto di mettere in evidenza alcuni degli aspetti che
delle prime tre fasi, quella spagnola, quella piemontese e quella, diciamo, preunitaria e post-unitaria, quindi 600, 700, 800, che probabilmente sulle quali non si è mai prestato sufficiente attenzione, ma addirittura mi soffermerò a fare delle piccolissimi camei di alcuni dei personaggi che in ciascuna di queste fasi, a mio modo di vedere, meritano di essere particolarmente ricordati ed evidenziati, proprio perché in essi si condensa proprio quella capacità di acquisire saperi prodotti altrove, di portarli nel nostro territorio, di diffonderli e farli diventare oggetto di conoscenza non soltanto per i giovani, ma anche tra i colleghi. Bene, l'inizio non poteva che essere quello che si è scelto, quello di mettere proprio come capofila di questo processo il giurista, giureconsulto cagliaritano, ma insieme rappresentante dell'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale si spese tantissimo per ottenere l'università, Giovanni Dexart. Il Dexart è un personaggio straordinariamente importante, ma quel che a noi interessa di più è che alla sua penna, alla sua intelligenza giuridica si devono le costituzioni, ovvero le regole statutarie del nostro Ateneo originario. Quelle costituzioni che cominceranno ad entrare in vigore nel 1625. L'altro che voglio ricordare è invece il primo docente di matematica di questa università. Un nome spagnolesco, probabilmente si chiamava in maniera alla sarda, però la documentazione ce l'ha lasciato come Salvador Pala. È un uomo nato in Sardegna, di Scano Montiferro. Il Pala insegna matematica, ma voglio qui entrare un pochino in quest'opera di matematica che gli ci ha lasciato, su cui costruiva le sue lezioni. Nella matematica all'epoca erano comprese diverse scienze certamente del numero e del calcolo, ma la scienza più nobile che la matematica accogliesse nel suo seno era l'astronomia. Bene, il Pala porta l'astronomia del Clavio, il più grande matematico gesuita dell'epoca, e la diffonde tra i suoi allievi, ma non è sufficiente per il Pala fare questo tipo di operazione di importazione. È necessario fare qualcosa di più. Il Clavio era stato influenzato dalle osservazioni astronomiche sulla Luna di Galileo e aveva incominciato a dubitare che l'assetto dei cieli, così come Tolomeo ce l'aveva lasciato, fosse realmente secondo quell'ordine e quella successione. Il Clavio stesso tentò di aggiustare sulla base delle nuove osservazioni astronomiche il sistema del mondo. Bene, il Pala è consapevole che siamo di fronte e in presenza di una svolta e pur intervenendo sulla falsariga del Clavius, egli stesso tenta alcune correzioni. Dunque, come vedete, non pura trasmissione del sapere, ma anche di un sapere che tenta di tener conto delle contraddizioni, delle aporie che, oseremmo dire, secondo un linguaggio molto moderno dal punto di vista epistemologico, secondo le teorie standard, alcune anomalie e alcune teorie non funzionano, scricchiolano al loro interno. Passo ora ad occuparmi più da vicino del Settecento. Il Settecento è ricco di diverse personalità, non ci si può trattenere su tutte loro. Voglio però richiamare la figura di un personaggio, a mio modo di vedere, importante per la storia sanitaria di questo nostro territorio. Michele Antonio Plaza fu il primo professore di chirurgia, laureato con titolo accademico. Michele Antonio Plaza giunge in Sardegna e visse in Sardegna per ben 36 anni. Istituì la scuola, ma ciò che fu molto importante dal punto di vista del sistema sanitario isolano è che Plaza insisteva moltissimo con un concetto che credo sia di un'attualità molto forte, che la salute di un popolo è strettamente connessa all'economia. E secondo questa prospettiva spinse e creò una pressione costante nei confronti del governo piemontese perché ponesse mano ad una serie di riforme di salute pubblica che potessero in qualche modo mettere la salute dei sardi in protezione rispetto ad una tradizione spagnola che invece l'aveva fortemente trascurata. Ma il Plaza non fu soltanto questo, il Plaza fu anche colui che per primo studiò sistematicamente la botanica isolana, facendola conoscere al continente e all'Europa tutta, ma soprattutto egli fece uno studio che non riuscì
a portare a termine, soprattutto nella fase di stampa, in cui egli fece il primo atlante floristico dell'isola, utilizzando il metodo allora più innovativo che si potesse utilizzare, il metodo tassonomico di Linneo, basato su una tassonomia binomiale, ma soprattutto basato sulla teoria appunto della sessualità delle piante. Pensate che ancora per tutto il Settecento, fino agli ultimi ventenni del Settecento, in Italia questo sistema non viene accolto. Lo stesso Allioni, grande amico del Plaza, non accoglierà questo sistema. Eppure Allioni è stato effigiato dalla storiografia del titolo di Linneo italiano. In realtà non era un linneiano. Il primo linneiano italiano è proprio il Plaza ed opera qui in Sardegna. Altro aspetto interessante del Plaza è che egli istituì il primo orto botanico della nostra città e dell'isola. Ben 100 anni prima dell'orto botanico messo in piedi da Gennari nel sito che noi oggi conosciamo. E provò anche a mettere su, ahimè, il cugino gli si mise di traverso, un'accademia di agricoltura, vale a dire un centro di ricerca, vedete la modernità del personaggio, capace non soltanto di produrre sperimentazione, ma anche di produrre sapere da diffondere nel territorio ed avere poi una ricaduta in termini economico-produttivi. L'Ottocento è un secolo così ricco di personalità, vi faccio due o tre nomi giusto perché poi possiate capire, lo vedrete anche nel video, nel filmato: Antonio Pacinotti, Domenico Lovisato, Giacinto Moris, il matematico Fais, Patrizio Gennari, già nominato, Giuseppe Misai, il chimico, e via e via enumerando. Voglio però soffermarmi non su un docente di punta, ma su quello che potremmo chiamare un docente di secondo rango, perché questo docente era un libero docente, non riuscì ad ottenere il ruolo nell'università per ragioni diverse, anche perché aveva già un ruolo, era un ufficiale medico, si era laureato a Cagliari, ma all'università egli insegnava, teneva delle lectures aperte, dei corsi liberi, diremmo oggi, aperte non soltanto agli studenti che devono seguire i corsi integrativi, ma anche alla cittadinanza. Bene, il Francesco Barrago, questo è il suo nome, organizzò, su consenso delle autorità accademiche dell'epoca, una conferenza dal titolo straordinariamente provocatorio. Il titolo è questo: L'uomo fatto ad immagine di Dio fu fatto anche ad immagine della scimmia. Il titolo è provocatoriamente darwiniano. Appena 10 anni prima era uscito Le Origin of Species e stava lavorando Darwin proprio all'origine dell'uomo. Ma intanto Thomas Huxley, Ernest Haeckel avevano incominciato a lavorare su questa linea di ricerca, diffondendo l'idea appunto di una genetica umana che derivava in qualche modo dai plantigradi. Ebbene, il Barrago suscitò una polemica straordinaria, fortissima, in città, da parte soprattutto della Curia, la quale lo attaccò e gli chiese di ritrattare completamente le sue teorie. La risposta di Barrago fu la pubblicazione, quasi nel giro di pochissimi mesi, del testo della sua conferenza. Ebbene, e qui accade qualcosa di simile a quanto accade tra Huxley ad Oxford e Wilberforce, il vescovo anglicano, pochi anni prima. Ma la cosa che qui è più importante, più interessante, è che Barrago, nella prima edizione del 1871 del Darwin, quella sulla origine dell'uomo, o meglio, The Descent of Man, quindi la discesa, la derivazione, la discendenza dell'uomo piuttosto che l'origine, Darwin cita l'opera di Barrago. Nella nota, pagina 4, Darwin dice: tra i vari personaggi che hanno lavorato sulla mia linea interpretativa, devo ricordare questo italiano Francesco Barrago, di cui cita il titolo, la data di edizione e via di seguito. Mi sembra, e prego, Frongio, vedo, Professore, sì, stiamo allora per andare in conclusione. è gentilissimo da parte sua, io l'ingrato compito di fare il carabiniere. Lo Grazie. so, lo so, lo so. 32 minuti, grazie. Certo. Voglio soltanto ricordare due personaggi che non hanno fatto parte, diciamo, né dello studentato né della docenza del nostro Ateneo, perché essi hanno vissuto prima, che l'Ateneo fosse fondato.
che noi però abbiamo inserito nel filmato perché riteniamo che siano in qualche modo i padri, i pionieri della ricerca sarda, Sigismondo Arquer e Tommaso Porcel. I quali, o Porcel, scegliete voi la pronuncia o spagnola o italiana, i quali hanno lasciato delle testimonianze, le prime vere ricerche che la Sardegna abbia fatto riguardano questi due. Ma noi abbiamo voluto inserire come in qualche modo i pionieri, gli apripista di quello che Bacconi avrebbe chiamato al tempo the advancing of learning, cioè l'avanzamento, il progresso del sapere. E dunque abbiamo cercato un ponte anche con una elite intellettuale e scientifica che non fosse soltanto quella accademica, ma quella che in qualche modo i sardi, lentamente, con fatica, provavano ad esprimere. Grazie. Grazie, grazie professor Nonnoi, già docente all'Università di Cagliari di Storia della Scienza. L'excursus è ancora più interessante, ci trasporta un assist di grande curiosità, di grande impatto su quello che sarà il video. Noi adesso dovremo avere il professor Stefano Montaldo. Professore, buonasera, è con noi? Buonasera, certo, sono presente, eccomi. Salute, ben trovato. E lei ha un duplice compito. Intanto, come dire, l'ambasciatore del pensiero di Enrico Bombieri, e poi è anche colui che ci riporta in un mondo molto pratico, molto logico, molto, virgolette, sì e no, scientifico. Prego. Perfetto, grazie mille. Allora, prima di tutto desidero ringraziare l'Ufficio Ricerca Scientifico, il prorettore alla ricerca, la professoressa Morelli per l'iniziativa. Io, come annunciato, cercherò di dare in pochi minuti di spiegare un po' quali sono i contributi di un grande matematico che è passato, anche se per un breve periodo, per l'Università di Cagliari. I quali contributi e il personaggio faranno parte anche del video che il professor Nonnoi ha spiegato bene. Io sono un umile matematico qua, però cercherò di dare il mio contributo. Allora, vorrei condividere alcune slide con tutti i presenti. Perfetto. Allora, la personalità di cui io poi dopo porterò anche i saluti, è il professore Enrico Bombieri. Allora, Enrico Bombieri possiamo pensare che sia uno dei grandi matematici degli ultimi 50 anni. Il percorso accademico è un po' noto a tutti. Lui nasce a Milano e si laurea in matematica sempre a Milano. Poi, dopo una breve visita come visiting professor al Trinity College di Cambridge, rientra in Italia, consegue la libera docenza e ottiene proprio la cattedra di analisi matematica all'Università di Cagliari. Quindi un nostro docente. E tutt'oggi ci sono, per esempio, miei professori, non io, che hanno avuto Bombieri come docente di analisi matematica 1. Poi nel 66, alla fine del 66, si trasferisce a Pisa e per un breve periodo è anche docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa, quando dal 77 sino ad oggi è professore all'Institute of Advanced Study di Princeton, dove attualmente è professore emerito. E il professor Bombieri deve compiere quest'anno 81 anni. Allora, i premi, i riconoscimenti che gli sono stati assegnati durante tutta la carriera sono di altissimo prestigio, moltissimi sono quelli internazionali. E come vedete, io ho anche segnato in grassetto il primo premio, la medaglia Fields, che fu conferita a Enrico Bombieri nel 1974, che di fatto si può considerare uno sicuramente il più prestigioso premio che ha ottenuto Enrico Bombieri. Ma da molti nella comunità è riconosciuto come il più prestigioso premio per i matematici. Allora, quindi cos'è questa medaglia Fields? Allora, la medaglia Fields viene assegnata ogni 4 anni, si è iniziato nel 1936 e viene assegnata durante il congresso internazionale dei matematici. Ed è un premio che è stato adesso gestito dalla International Mathematical Union. Allora, la cosa un po' importante è la declaratoria. Perché viene dato il premio? Allora, sicuramente per, come leggete, Outstanding Mathematical Achievement, cioè per i risultati straordinari
che una persona riesce a ottenere della matematica. Ma, e questa è la seconda frase abbastanza, io dico, per uno che lo riceve anche inquietante da un certo punto di vista, anche per il fatto che questi risultati e questa personalità è una promessa per il futuro. Allora, perché dico che questa è la parte importante? Perché la seconda parte, dove si descrive il premio, dice che il candidato non può avere 40 anni il 1° gennaio dell'anno in cui vengono assegnati i premi, ogni 4 anni abbiamo detto. Questo vuol dire che i risultati devono essere ottenuti da giovane e quindi la responsabilità in queste persone che vincono il più prestigioso premio per la matematica, che hanno una carriera lunga davanti, di dover in qualche modo contribuire e lasciare nella comunità scientifica, in qualche modo anche aprire le nuove strade, le nuove frontiere di ricerca della matematica. E Enrico Bombieri sicuramente è riuscito e ancora riesce a fare quello che era promesso nella declaratoria del premio che ha vinto. Allora, ma perché Bombieri ha vinto questo premio? Allora, se uno va a vedere nella scheda delle medaglie Fields nel 1984, trova ovviamente Enrico Bombieri e legge, c'è in basso c'è la motivazione. E bisogna essere matematici qui per rendersi conto, leggendo quelle 3 righe, non è importante leggerle tutte, ma che gli argomenti di ricerca compresi in quelle 3 righe spaziano dalla teoria dei numeri, arrivando all'analisi, passando per l'algebra e la geometria, e un matematico sa benissimo che è difficilissimo oggigiorno riuscire a abbracciare così tante teorie matematiche tra loro distinte. Quindi Bombieri è stato ed è tuttora un matematico a ampissimo spettro, uno che è capace di dare un contributo significativo in moltissime delle teorie della matematica. Ma io ho voluto sottolineare qua, in rosso, vedete, che una delle motivazioni per cui è stata assegnata a Bombieri la medaglia Fields è stata la soluzione, vedete in rosso, The Solution of Bernstein Problem in Higher Dimensions. Se volete, la soluzione di questo problema di Bernstein in tutte le dimensioni. E allora qui io devo fare il mio mestiere e quindi vorrei in un minuto dirvi cosa è la soluzione del problema di Bernstein. Allora, l'idea parte da una cosa interessante, cioè voi prendete, ognuno di noi può giocare, prendete un fil di ferro, lo piegate un po', alla fine lo ricongiungete sino a formare una curva chiusa nello spazio. Bene. Allora, voi potete immaginare che questa curva chiusa può essere il profilo di diverse superfici. Ve ne faccio vedere 4. Vedete la prima, vedete la seconda, vedete la terza ed ecco qua la quarta. Queste sono 4 superfici diverse, grafici di fatto, userò questa parola, che si appoggiano sulla stessa curva profilo rosso che voi avete in qualche modo ottenuto piegando il vostro fil di ferro. Bene, la teoria matematica ci dà il nome grafico minimo a una di queste superfici, quella la cui area è la più piccola possibile, cioè l'area è minima. Ecco perché è grafico minimo. Allora, la cosa sorprendente, ecco perché le intelligenti pellicole di sapone, che la natura sa fare bene il suo mestiere, e se voi prendete questo profilo e lo immergete nell'acqua dove avete prima mischiato del sapone, anche di quelli per lavare i piatti, sollevate il profilo e si forma una pellicola di sapone che, guarda caso, è proprio la soluzione al problema matematico di trovare quella superficie di area minima. Bene, e cosa c'entra Bernstein? Allora, il classico teorema di Bernstein dice che se voi volete ottenere una tale superficie e vi piacerebbe che questa superficie si possa estendere a piacere, quindi se volete estenderla sino all'infinito, passatemi questo, c'è solo una possibilità. Questo grafico deve essere un piano piatto. Questo è il teorema classico di Bernstein. Va bene, e il punto è che queste teorie, che sono valide nel mondo in cui viviamo, tridimensionale, quindi nelle 3 dimensioni che noi percepiamo, di fatto possono essere generalizzate anche in dimensioni maggiori, per esempio nella dimensione 4,
nella dimensione 5. È molto difficile per noi intuire cosa vuol dire la dimensione 4 e la dimensione 5, ma per la matematica non è un problema descrivere gli oggetti utilizzando le strutture e le equazioni così come nella dimensione 3. E allora uno si chiede, bene, l'analogo problema in dimensione 4 ha la stessa soluzione? Se lo voglio estendere sino all'infinito è per forza un piano? Sì. E in dimensione 5? Ancora vero. Ma quindi è vero sempre? Eh no. Perché ecco qua che l'articolo, qui siamo nella pagina, mi pare, 245 dell'articolo di Invenzioni Matematiche, di cui Bombieri è un autore, è il teorema B, che è uno dei teoremi per cui è stata insignita la medaglia Fields a Bombieri, afferma che puoi andare avanti sino a 8, ma da 9 in poi tu riesci a trovare un grafico minimo che si possa estendere a piacere. E ovviamente questo è uno dei risultati che ha portato alla medaglia Fields a Bombieri, ma uno si chiede cosa me ne faccio di un risultato simile. Allora, di fatto ci sono almeno due aspetti importantissimi che vorrei citare. Allora, uno è le tecniche, cioè questo è un aspetto importante che bisogna sempre ricordare. Molte volte nella sfida della matematica la cosa più importante, non in questo caso, ma molte volte accade, non è il risultato in sé che si dimostra, ma le tecniche che si sviluppano per arrivare a dimostrare il risultato. Perché queste tecniche, questo modo anche di mettere assieme tecniche classiche per arrivare a questo tipo di risultati, hanno di fatto poi aperto nuove strade e hanno permesso ai matematici delle generazioni che poi sono arrivati dopo Bombieri di dimostrare altri importanti risultati. Questo è un lato. Dall'altro c'è il fatto sorprendente, e questo è un po' tecnico, ma dovete farmelo dire, che se uno ha un grafico minimo in dimensione 9, riesce a trovare uno strano oggetto in dimensione più piccola, 8, che è un cono minimo. E guarda caso, questa teoria dei coni minimi di Bombieri è stata utilizzata per la dimostrazione matematica dell'esistenza di buchi neri da Roger Penrose e Stephen Hawking. Quindi un legame in cui qui stiamo parlando di matematica pura, di un risultato per la bellezza della matematica che di fatto trova poi applicazioni importanti, per esempio nella relatività generale e nella teoria della gravitazione. Allora, io prima del saluto di Bombieri ci tengo un po' a ricordare, stavo guardando un po' anche motivato da questa presentazione delle vecchie interviste di Bombieri, no? Ho un minuto, ce l'ho? Ce l'ha ancora, sì. Allora, le interviste di Bombieri, e ce n'è una che io ritengo importante perché in un evento divulgativo dove c'erano anche i ragazzi dell'università, una ragazza del primo anno di matematica le chiede: professor Bombieri, ma voglio dire, io ho grandi difficoltà a capire i teoremi della matematica al primo anno, lei cosa mi può suggerire? E lui ha dato un'interpretazione molto bella, le ha detto: lei si ricorda le elementari quando ho iniziato a studiare le elementari, le lettere? Io me lo ricordo, c'ho il quaderno. Nella prima pagina c'era A per 10 pagine, poi c'era B, poi CCC, e poi si andava con quelle, prima era stampatello, poi quelle in corsivo. Ma poi tutte queste A, B, C, C noiose da fare si combinavano e diventavano parole, e poi da parole diventavano piccoli testi, e poi sono diventati dei romanzi, e in alcuni casi addirittura poesie. Allora, questa idea di Bombieri è un bel segnale, perché lo stesso è la matematica, vuol dire non bisogna scoraggiarsi. Tutti sono in grado, col giusto esercizio, di scrivere della buona matematica. Ovviamente non tutti sono in grado di scrivere poesie, ma buona matematica sì. Quindi vuol dire che è una scienza per tutti. Questo è il bel messaggio di Enrico Bombieri che io vorrei ricordare. Allora, io... Attenzione, avete i microfoni aperti, attenti. Allora, io ho invitato il professor Bombieri a partecipare alla giornata di oggi per dare un saluto. Purtroppo il professor Bombieri, anche lui,
ha contratto il coronavirus nelle scorse settimane, di fatto quello che lui mi ha scritto è che non stava abbastanza bene e quindi ha preferito mandarmi un messaggio scritto. Allora, lui mi ha chiesto prima di tutto di portare i suoi più cari auguri al magnifico rettore e a tutto l'Ateneo per questo importante traguardo del raggiungimento dei 400 anni dalla fondazione dell'università. Inoltre mi scrive anche di avere, questo a me ha fatto particolarmente piacere, un ottimo ricordo del suo periodo a Cagliari, anche se breve, e che lui ritiene che questo periodo sia stato particolarmente formativo all'inizio della sua carriera. Allora, si scusa ancora per non poter partecipare all'evento e comunque vuole ringraziare anche, oltre al rettore, il prorettore alla ricerca per questa preziosa iniziativa di un video che in qualche modo testimoni e festeggi la ricerca dei 400 anni dell'Università di Cagliari. E con questo vi saluto. Bene, grazie al professor Stefano Montaldo, grazie anche per la frase professore, la natura sa fare bene il suo mestiere, che sentirla di tanto in tanto scalda il cuore di tutti noi. Però io, prima di passare, me l'hanno appena comunicato, abbiamo la possibilità di interloquire col magnifico rettore, la professoressa Del Zompo. Prima di passare la parola, le dico che ho un quesito di straordinaria valenza scientifica. Si metta bene sull'attenti, professore. Ma è vero che il professor Bombieri giocava a biliardino a Saducchessa e ha anche battuto il professor Gessa? Questo bisognerà chiederlo al professor Gessa. Ma io, io non ho conosciuto personalmente il professor Bombieri, l'ho solo visto a un convegno. Penso di sì, bisognerà chiederlo al professor Gessa. Quello che so è che lui era di solito fuori dal Palazzo delle Scienze, leggeva Topolino. Quindi leggeva Topolino e lo trasformava in sofisticati teoremi. Questa è una magia. Ottima, ottima lettura. Grazie, professor Stefano Montaldo, direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica. E adesso dovremo avere con noi la professoressa Del Zompo. Prego, professoressa. Sì, grazie dottor Frongia, grazie Mario, grazie Micaela, grazie a tutti voi. State, è una bella iniziativa. Sono contenta che il professor Gessa sia coinvolto in questo momento di così ricordo di una realtà un po' più vicina, però questa iniziativa di andare a celebrare i 400 anni del nostro Ateneo anche per quanto riguarda la ricerca è importantissima, perché badate che i tentativi di declassare l'Ateneo Cagliaritano nei secoli sono stati tanti. E ogni volta però questi assalti sono stati respinti dalla popolazione, dai docenti, dagli studenti. E guardando la storia della ricerca del nostro Ateneo, a partire da quando è stato fondato, si capisce l'importanza di un Ateneo in una società. Si capisce l'importanza di un'università degli studi con i suoi docenti, con i suoi ricercatori, con i suoi studenti che vanno a fare le loro tesi, che vanno comunque ad ampliare il mondo della conoscenza, e si capisce qual è il risultato sul territorio, quanto è stata importante la ricerca fatta nel nostro Ateneo per far sì che la società sarda crescesse, comunque rimanesse in tutte le maniere possibili e immaginabili vicino alle realtà migliori, nonostante le difficoltà di un territorio che fa fatica a crescere per motivi ovviamente atavici, legati anche alla sua insularità e legati anche alla problematica di una popolazione che fa difficoltà a crescere quantitativamente. Ma l'aspetto qualitativo lo possiamo rafforzare in tutti i modi possibili e immaginabili, e avrete la possibilità di continuare con i seminari ad avere delle belle immagini della ricerca nel nostro Ateneo fatta nel tempo, e avrete la possibilità di guardare un bel video. E io ringrazio la direzione della ricerca, ringrazio il dottor Melis e tutti i suoi collaboratori, ringrazio la professoressa Morelli, perché come proiettore della ricerca, adesso noi stiamo per finire
Stiamo per chiudere il nostro sessennio. È stato eccezionale sia per i risultati che ho ottenuto, ma anche per avermi sopportato. Io ringrazio anche ovviamente il dottor Frongia per la sua moderazione, ringrazio i colleghi che si stanno prestando a questi interventi, anche se sono in pensione, dimostrando l'attaccamento e l'appartenenza al nostro Ateneo. Vi sono davvero grati e sono sicura che anche attraverso queste iniziative la battaglia perché l'Ateneo Cagliaritano rimanga una research university e continui a crescere in questo senso è importantissima e grazie per quello che state facendo. Io purtroppo devo riallacciarmi ad un altro seminario che ha a che fare proprio con quelli che potrebbero essere i nostri destini futuri. Per cui io vi lascio e sono sicura che me lo guarderò poi nel sito di lavori. Grazie a tutti voi. Grazie. Grazie alla professoressa Maria Del Zompo. Sì, certo, questi sono un po', come dire, i titoli di coda festosi di un sessegno a 100 all'ora, corso con grande personalità e solidità scientifica. I risultati verranno e sono stati giocati per quello che è l'intera comunità isolana, quindi sono andati oltre Tirreno, oltre le Alpi e su questo si lasciano tracce indelebili. Grazie al magnifico rettore. Passiamo al professor Carlo Lugliè, docente di preistoria e protostoria della Sardegna. Ci presenta, come accennato in avvio, Giovanni Lili, una delle figure di straordinaria importanza per l'archeologia mondiale. Prego, professor Lugliè, è già con noi? La trovo? Sì, grazie. Grazie, dottor Frongia, grazie a lei. Buonasera, grazie a... ben trovato. Prego. A lei, il magnifico rettore, e alla professoressa Morelli per avermi invitato, insomma, indegnamente a celebrare i 400 anni, ma soprattutto indegnamente a trattare di una figura che è veramente un gigante per la nostra Sardegna, insomma, per la, il... Intanto metto in condivisione, se mi date conferma di vedere le slide. Perfetto. Bene, dicevo, la figura di gigante, di... studioso, di ricercatore, ma anche e soprattutto di intellettuale, di uomo politico impegnato nella costruzione, ecco, di un sistema culturale regionale e che desse dignità, diciamo, ad una regione soprattutto in uscita dal secondo dopoguerra, nel quale tante discipline, l'archeologia è una di queste, si trovarono appunto coinvolte in un processo di ricostruzione dei quadri regionali che precedentemente erano stati in parte anche messi, diciamo, in secondo piano da una visione crociana, no, dell'archeologia, della storia idealista, che soprattutto rifuggiva dal considerare la preistoria una scienza. E Lilio in questo quindi si è impegnato in maniera straordinaria, non passo in rassegna diciamo, la sua carriera che è ben nota a tutti, che ha raggiunto delle vette inattinte da tanti altri studiosi della Sardegna, non ultima quella appunto di entrare membro primo sardo dell'Accademia Nazionale delle Incei nel 1990, quindi a conclusione di una carriera lunghissima che ha prodotto veramente uno sforzo enorme, ripeto, nel dare una costruzione sistematica alla nostra più antica vicenda storica dell'isola. E la sua figura nasce appunto come catedratico molto giovane, quando appunto prende incarico di professore straordinario nel 1955 della cattedra di antichità sarde, costruita appunto ad hoc per volontà anche della regione, no? Di dare impulso agli studi regionali insieme a tutta un'altra serie di discipline come la linguistica, per esempio, come ricorda appunto il sodalizio che legò Antonio Sanna, che fu contitolare assieme a Lillio appunto della cattedra, in questo caso di linguistica dell'Università di Cagliari. E la ricerca di Lilio fu nella prima fase della sua accademica, diciamo, su due versanti, in quanto rappresentava anche funzionario dell'attuale soprintendenza archeologica, quindi dell'ufficio statale di gestione dei beni culturali,
che lo vedeva impegnato in un campo ampio, un ampio spettro di interessi di recupero, di documentazione, di evidenze monumentali, anche non prettamente preistoriche, per esempio nell'ambito dell'archeologia classica, della quale peraltro lui aveva anche rivestito l'incarico a contratto appunto per l'Ateneo Candiaritano, prima ancora dell'acquisizione del suo titolo di professore stabilizzato ordinario. Nell'immaginario collettivo Lilio chiaramente è legato alla civiltà nuragica e difatti il suo sforzo principale è stato quello di creare appunto di mettere a sistema tutte le conoscenze fino allora acquisite da anche illustri predecessori, che ho ovviamente documentato, ma senza formazione, diciamo, metodologica che necessariamente poteva essere acquisita solo all'interno di un percorso di formazione su una disciplina già matura, come Lilio ebbe modo di fare a Roma, la Sapienza, allievo di Ugo Rellini, uno dei più grandi appunto paleontologi della prima metà del secolo. E questa sua esperienza formativa la mise in campo proprio nel quinquennio, diciamo, di scavi intensivi che portarono poi alla ribalta il monumento di Barumini, ma alla ribalta scientifica anche gli esiti appunto di un'analisi che straordinariamente in tempi ristretti fu poi messa in condivisione col mondo scientifico, il mondo culturale più ampio, con il celebre articolo appunto sulla stratigrafia nuragica, il nuraghe di Barumini, la stratigrafia nuragica, apparso sulla rivista Studi Sardi, che nel 1955 iniziò a dirigere appunto Giovanni Lilio, rappresenta una pietra miliare proprio per l'applicazione di un metodo ormai, metodo appunto di scavo stratigrafico, ormai ampiamente messo in atto a livello internazionale, ma che in Sardegna aveva fino al momento, diciamo, avuto pochissime applicazioni. E questo consentì a Lilio, per esempio, di utilizzare anche metodi all'avanguardia. Pensate che nel 1954 fu effettuata la prima datazione radiometrica, cioè l'utilizzo del radiocarbonio, appena pochi anni prima messa a punto da Willard Frank Libby, e che gli valse ben 6 anni dopo l'utilizzo, la prima applicazione in Sardegna, il premio Nobel, no, per la chimica. E appunto fu il primo Lilio a percepire anche l'importanza di queste nuove frontiere, diciamo, della ricerca archeologica, e questo fa comprendere anche la dimensione appunto culturale dello scienziato Lilio. E il suo interesse fondante appunto per una nuova archeologia basata soprattutto appunto sul dato materiale è evidente anche nelle prime pagine della sua opera monumentale di sistematizzazione del sapere, che è La civiltà dei Sardi, opera che fu ripubblicata praticamente con progressiva integrazione dal 1963, prima edizione, fino all'ultima praticamente ristampa nel decennio che, diciamo, che costituì la sua ultima fase creativa appunto dopo nel nuovo secolo, e in questa opera appunto egli tratta in maniera anche molto come dire, divulgativa, no? L'impostazione metodologica degli studi in archeologia secondo la nuova visione, che si basano fondamentalmente appunto sulla ricerca del terreno, sullo scavo scientifico, sulla documentazione analitica dei dati. Questa ricerca ovviamente lo vede poi impegnato nella ricostruzione di un mondo che fino al momento era sostanzialmente rappresentato da oggetti, privo però di profondità da un punto di vista culturale e etnico. E la sua formazione da entroscelta da antropologo, da etnologo, no? Da paleetnologo, lo mise immediatamente di fronte al problema appunto di ricostruire un'immagine di queste antiche popolazioni isolane, di dare ad esse una dimensione. E la sua attività di ricerca ovviamente in questo ambito si applicò in maniera fondativa non solo nei termini della conoscenza che andava a costruire, ma anche della strutturazione appunto di un mondo utile a proseguire in questo cammino di ricerca, cioè una strutturazione che coinvolgesse quanto più
fosse possibile gli studenti nell'ambito della formazione metodologica, ma anche nella costruzione di questa conoscenza. E il paradosso è che proprio in quegli anni, negli anni della sua, dei suoi primi anni di ordinariato di attività didattica nella cattedra, la facoltà di lettere e filosofia prendeva fisicamente piede a Sa Duchessa, e proprio in quegli anni quegli scavi mettevano in luce nelle fondazioni della facoltà appunto alcune delle sepolture di una necropoli di vasta estensione che Lilliu immediatamente studiò e pubblicò con il contributo di una delle sue prime allieve storiche, la Maria Luisa Ferrarese Ceruti. E proprio nell'ottica di una strutturazione dei luoghi di formazione del sapere, Lilliu mise il suo sguardo già alla fine degli anni 50 sulla la cittadella dei musei, quella che oggi è la cittadella dei musei, che è la vecchia Regia Arsenale, e nella sua documentazione fotografica, perché Lilliu fondò anche appunto un laboratorio e un gabinetto fotografico in cui un ricchissimo archivio di immagini oggi ci risulta preziosissimo per ricostruire non solo la storiografia appunto della disciplina, ma vere e proprie pagine ancora da scrivere, no? della nostra storia. Ebbene, è quella che lui individuò come una possibile sede, luogo di una convergenza di interessi culturali nell'ambito della storia antica, dell'arte in genere, oggi diventa sede del Dipartimento che lui diresse per primo, appunto il Dipartimento di Scienze Archeologiche e Storiche Artistiche, che è confluito oggi nel Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali. Bene, vedete l'immagine appunto di una struttura ricreata appunto per volontà di Lilliu. Lilliu che ampliò subito lo sguardo dopo aver dato una prima impostazione al suo mondo regionale, diciamo, ampliò lo sguardo alle comparazioni extrainsulari e fu una proiezione di ricerca anche nelle isole Baleari che lo vide appunto impegnato con vedete l'immagine con il professor Enrico Azzeni che fu il suo diretto allievo. E un interesse particolare anche agli orientamenti della disciplina in quegli anni, quando la scuola ecologista e la scuola processuale a livello mondiale si diffondevano e entravano in dibattito con una vecchia tradizione del mondo europeo, insomma, di storia più culturale fatta sulla base delle tipologie. Ebbene, l'attenzione all'etnografia, che è la colleganza anche con Alberto Maria Ciresi gli aveva potuto dare all'Ateneo Cagliaritano, lo porta a documentare con attenzione tanti risvolti appunto della nostra realtà etnografica che risultavano spunto di riflessione, di ricostruzione del passato più lontano, al punto da costruire quell'idea appunto di una terra in cui l'inospitalità o il suo isolamento fisico diventasse anche la tempra appunto per una popolazione che ha dei caratteri tutti suoi particolari, che inizialmente nella sua prima ricostruzione vedono un disallineamento rispetto al mondo delle civiltà orientali, no? Da cui si immaginava potessero essere originariamente derivate anche le prime popolazioni isolane. Ma in una seconda fase vedremo che questa verrà recuperata abbondantemente. L'immagine del mondo appunto recessivo, no? Regressivo della Sardegna isolata, che gli fu, diciamo, di ispirazione per la costruzione di quel concetto di costante resistenziale, no? Mondo che rimane praticamente fossile, no? È lontano dal resto della comunità, dal resto dell'Europa e dei ritmi soprattutto evolutivi delle culture europee, improvvisamente viene ripensata a 10 anni solo di distanza, con una presa d'atto che la scoperta della statuaria monumentale di Monti Bram a Cabras, che fu da lui effettivamente promossa con un primo sondaggio nel 1977, prima ancora, cioè degli scavi stratigrafici. Qui vediamo le immagini del professore con i suoi allievi che recuperano le prime statue. Ebbene, la costruzione, diciamo, di questa identità dei sardi arriva a, diciamo, a maturità ed entra in una tribuna di scontro anche politico in cui la costruzione dell'identità regionale poi diventa patrimonio collettivo. Per promulgare, appunto, per diffondere questa sua visione, insomma, della Sardegna, oltre la dimensione prettamente scientifica, io mi
diciamo, mi sono sentito di coniare questo termine di poesia scientifica, più che una prosa, cioè tenta di raggiungere il massimo, no, della platea di lettori in questa sua volontà di ricreare appunto l'immagine dell'identità di un popolo attraverso delle vere e proprie righe di poesia, insomma, no? Come possono essere poesia scientifica, certo, perché va a ricostruire, a comunicare conoscenza, ma lo fa in una maniera tutt'altro che banale e prosaica. E questa sua attrattiva l'ha ovviamente reso particolarmente caro ai suoi allievi, a tutti i suoi studenti, non tanto quando leggeva, no, nelle conferenze. Questa è l'ultima sua apparizione pubblica, una lezione magistralis tenuta proprio nella riunione scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria sulla preistoria e protostoria della Sardegna, che si è tenuta proprio nella sua cittadella dei musei, quella che gli verrà appunto poi dedicata, appunto oggi si chiama Giovanni Lillì. E diciamo, non tanto in quelle sedi accademiche quanto appunto quando si trovava immerso nella lezione sul campo con i suoi allievi e con quelli che sono poi stati i suoi successori, diciamo, più o meno fortunati nella loro carriera accademica, come professor Enrico Azzeni e il compianto professor Giovanni Tore, che ci ha lasciato ormai più di 25 anni fa. Bene, professore, grazie. Grazie. È stata una piccola grande lezione, la sua. Il ricordo di Giovanni Lillio è chiaramente difficilmente catalogabile sia per tempi che per profondità in una iniziativa come questa per i 400 anni. Grazie al professor Carlo Luglie. Noi andiamo avanti con i lavori che raccontano la ricerca dei quattro secoli nell'Ateneo di Cagliari. Passo la parola al professor Gessa, professore emerito di farmacologia. Il titolo del suo intervento, professore, come accennava prima ai colleghi delle testate giornalistiche, è su Giuseppe Brozzu, che lei ha battezzato uno dei ragazzi di Via Porcel. Prego, professor Gessa. Grazie. Allora, nel 1954, il secolo scorso, quando entrai per la prima volta nell'Istituto di Farmacologia al piano alto del Palazzo degli Istituti Biologici, in via Porcel numero 4, Brozzu era già entrato nella storia della medicina. Lui era il direttore dell'Istituto di Igiene al di sotto dell'Istituto di Farmacologia. Prima della laurea gli parlai solo due volte. La prima all'esame di igiene, la seconda all'esame di microbiologia. Quell'uomo incuteva notevole, diciamo, rispetto. Era una persona molto, molto austera. E poi ho scoperto che non era poi tanto austero, ma questo l'ho scoperto dopo. In quel palazzo c'era una targa che ha fatto mettere Sandro Riva nello stipite del cancello, che naturalmente ricorda, così come è stato per la targa per Fleming, ricorda praticamente la famosa scoperta delle cefalosporine, che è una cosa di un'importanza oggi molto più importante di quella di Fleming dal punto di vista scientifico. La storia della scoperta delle cefalosporine è riportata nel lavoro intitolato Ricerche di un nuovo antibiotico, pubblicato in una rivista molto, non molto nota. Ecco, questo è il Palazzo degli Istituti Biologici, noi eravamo all'ultimo piano, noi farmacologi all'ultimo piano, il piano di sotto c'era l'Istituto di Igiene e appunto lì abitavano, dico, perché vivevano praticamente sempre lì Brozzu, Spanetta, Loddo, Cioglia e altri, una famiglia di ricercatori. La scoperta, ecco qua, questa è la targa che dice
che appunto ha fatto mettere Sandro Riva nello stipite del cancello e dice: ha scoperto la cefalosforina nel laboratorio al primo piano di questo istituto. Le ricerche sul nuovo antibiotico, anche qui, danno un'idea di come eravamo, o come eravamo esattamente a quel tempo, dal punto di vista non smaliziati nel senso di pubblicare i lavori scientifici. Lui pubblica il suo lavoro nei lavori dell'Istituto di Igiene di Cagliari. Un solo autore. Era talmente autorevole che neanche un assistente lo accompagna in questo lavoro. Ma io non voglio, prima di parlare di Brozzu scienziato, vorrei parlare di Brozzu uomo, per giustificare anche quel titolo un pochino improbabile che del mio intervento, cioè Brozzu, il ragazzo di Via Porcelli. Ecco, in realtà, dopo la laurea, io praticamente per 10 anni non gli ho parlato, lo salutavo molto, diciamo, molto rispettosamente, ma lo incontravo nelle scale, mai parlato. Ho avuto l'occasione, invece, di conoscerlo come uomo attraverso l'allievo Bernardo Loddo. Ecco, Brozzu, come ho detto, non era certamente un ragazzo di Via Porcelli. Ecco, io ho avuto occasione di conoscerlo attraverso il suo allievo, Bernardo Loddo, che era di tutt'altra natura, era un grande virologo, purtroppo è morto prematuramente, ma praticamente mi aveva offerto la possibilità di collaborare in una ricerca sugli antivirali. Anche allora si lavorava sugli antivirali. In questa ricerca era appunto aveva come autori, qui non si vede Brozzu, facciamolo vedere un pochino, eccolo qua, aveva come autori Brozzu, Loddo, Brozzu, Spanedda, io e William Ferrari, il mio maestro. Ecco, questa ricerca, questa volta pubblicata su Science, un giornale molto più autorevole, però devo confessare che non vale assolutamente quanto quella, diciamo, seppellita negli archivi dell'Istituto di Igiene dell'Università di Cagliari. Ecco, in questa ricerca io ho avuto l'opportunità non solo di conoscere Loddo bene, di lavorare con Brozzu e scoprire che Brozzu alla fine era realmente dentro un uomo giovane, entusiasta della ricerca, addirittura ironico e anche autoironico. Lui era a conoscenza di quella leggenda che diceva che portasse scarogna, per essere chiari. E allora lui però ci rideva e ne era anche compiaciuto. Un esempio di questo è proprio in questa ricerca. Noi avevamo questo lavoro fatto sulle scimmie, Cercopithecus etiops, mi pare fossero, sì. E ognuna delle scimmie aveva un numero, in modo da distinguerle tra di loro, e qualcuno aveva però sostituito il numero con i nomi non solo dei ricercatori, cioè Bernardo, c'era Antonio, c'era Gianluigi, c'era William e poi anche il nome di molti illustri professori della nostra università. Brozzu, osservando questi nomi, disse: ma perché questa scimmia non ha nome? L'avete fatto per rispetto della scimmia o per rispetto mio? Brozzu era anche timido, ho scoperto. Quando, per esempio, venne invitato al British Council per dargli un'onorificenza per la sua scoperta,
Lui volle con sé Bernardo Loddo perché gli dava un po' di sicurezza. Era un po' il fiore all'occhiello. Eccolo, quando era il fiore all'occhiello che rappresentava praticamente la ricerca, che dimostrava che la ricerca a Cagliari non si era fermata quando Brozzo si era dedicato alla politica regionale, una cosa che lui faceva con addirittura una serietà calvinisticamente, era calvinisticamente serio, e allora non poteva più seguire la ricerca scientifica come avrebbe voluto, ma aveva Bernardo che seguiva la ricerca in virologia, e Bernardo aveva scoperto qualcosa di straordinario, cioè aveva scoperto che anche i virus della poliomielite possono diventare tossicodipendenti. Cioè aveva scoperto appunto questa linea di virus dipendenti da una sostanza chimica, e con questo tanto dipendenti che avevano bisogno per crescere di tanta guanidina, era la sostanza tanto concentrata da uccidere le cellule dove i virus crescevano. Questo è il virus che noi abbiamo sperimentato sulle scimmie di cui ho parlato. Allora, adesso qualcosa sulla ricerca scientifica di Brozzo. Brozzo ha fatto questa scoperta che tutti ormai conoscono, ha scoperto le cefalosporine. Ha scoperto le cefalosporine nelle acque luride, nelle fogne di scarico, nelle acque fognare della città a Susicu. E la sua scoperta non nasce non è una scoperta casuale come quella di Fleming, che però che ha scoperto appunto il Penicillium notatum per caso. Brozzo ha fatto un ragionamento un ragionamento assolutamente intelligente. Ha constatato che nonostante ci fosse a Cagliari un'epidemia di salmonelle, tifo, paratifo, ecco, nelle acque di scarico, nelle fogne del Susicu, praticamente non trovava i germi del tifo. E aveva constatato anche che i giovani che facevano il bagno in quella zona non si ammalavano di tifo, e ha intuito che ci dovesse essere un fattore che uccidesse praticamente i germi del tifo. Allora, un'idea del genere nel 1944 era un'idea assolutamente originale. Si sentiva parlare a quei tempi della penicillina come un farmaco miracoloso, tanto prezioso che, come dice la letteratura, appunto, è stato iniettato al primo paziente due volte. La prima la sostanza e la seconda dalle urine, è stato recuperato dalle urine dello stesso paziente e riniettato. Quindi l'antibiotico era di una preziosità straordinaria. Brozzo non ha scoperto per caso la sua cefalosporina, ma ha pescato, ha cercato questo antibiotico con ostinazione, con grande dedizione. Andava vestito come descrive per esempio Roberto Paracchini in un libro che ha scritto su Brozzo, quel signore distinto con abito completo, scuro, cravatta, e colletto rigido. Ecco, quel signore andava
direttamente a pescare l'acqua del Susiku con delle bottiglie di gazzosa, e da queste bottiglie trovò che c'era effettivamente, come lui aveva previsto, c'era un principio antibiotico, cioè una muffa che produceva una muffa che inibiva in vitro molti germi, alcuni di questi germi non sensibili alla penicillina, alcuni di questi germi come quello, la salmonella, l'antracis, ecco, erano mortali, erano praticamente letali questi germi. Lui, una volta che ha scoperto questa muffa, ha cercato, assieme all'allievo Spanedda, di isolare questa sostanza, l'ha concentrata, ne ha ottenuto un liquido abbastanza impuro, ma a quei tempi quel liquido impuro è stato somministrato a degli animali. No, prima di darlo agli animali, lui l'ha dato, scusate, è stato dato a dei pazienti che avevano delle infezioni locali, e lui ne ha fatto delle iniezioni locali, guarendo determinati ascessi, flemmoni, eccetera. E poi l'ha dato anche per via sistemica, in pratica l'ha iniettato addirittura in muscolo, o l'ha dato per clistere, e ha in pratica salvato la vita anche di qualche di un bambino che aveva il tifo, è guarito proprio perché lui ha derogato dalle regole che non permettevano di dare questo antibiotico se non fosse stato isolato. In pratica Brozzi e Spanedda non sono riusciti ad isolare, purificare, si sono rivolti a delle istituzioni italiane, addirittura una grossa ditta, la Farmitalia. Queste istituzioni non hanno capito l'importanza, e allora Brozzi ha avuto la fortuna di poter consegnare questa sostanza, questo principio antibiotico, praticamente al premio Nobel che aveva isolato la penicillina, e che aveva isolato la penicillina di Fleming. Questo praticamente Abraham Chain e Flory hanno capito che quel che dava Brozzi a loro era un pacchetto ben più importante di quello che avevano ricevuto da Fleming. E naturalmente si dedicarono a isolare e purificare il principio. Trovarono che effettivamente non c'era una sola cefalosporina, ma ce n'erano tre. Isolarono praticamente il nucleo attivo. Dal nucleo attivo della cefalosporina è stato usato per farne dei derivati semisintetici che tuttora costituiscono l'antibiotico più potente e più efficace esistente, con questo appunto estratto antibiotico di Brozzi. Ecco, Brozzi però ha avuto questo isolamento. In pratica la ricerca che poi venne affidata alla grossa industria, la Glaxo, impiegò in pratica 20 anni per isolare questo nucleo attivo che si chiama acido 7-amino cefalosporamico, e dopo 20 anni hanno chiamato Brozzi per ringraziarlo. Era ormai passato troppo tempo da quando lui ha scoperto la cefalosporina, e non era più il tempo di nuovi antibiotici,
Questi erano 20 anni troppo tardi perché a Abruzzo potessero dare il premio Nobel, ma lui se l'è meritata molto di più anche del suo predecessore Fleming. Bene. Professore, che dire, è sempre un piacere ascoltarla. Intanto grazie, la luce che lei ha messo, il pathos che lei ha agganciato alla figura di Giuseppe Brozzu, ci ha riportato un po' tutti indietro nel tempo e chiaramente lascia aperti anche ulteriori interrogativi. Questa ricerca dell'Università di Cagliari è ricca di straordinarie figure che hanno, come dire, scolpito in ambito scientifico, nelle scienze dure, in ambito umanistico. Grazie, grazie al professor Gianluigi De Gessa e al suo affettuoso ricordo di Giuseppe Brozzu. Andiamo avanti nella iniziativa che ricorda i 4 secoli appunto della ricerca scientifica all'Università di Cagliari con Andrea Mameli, fisico e giornalista scientifico. Buonasera Andrea, è con noi? Ha il microfono probabilmente. Eccolo, eccolo. Buonasera Andrea, grazie e benvenuto. Lei presenta un video che ha un titolo molto avvicinante, Il bidello di Pacinotti. Ci racconta di cosa si tratta? Grazie. Sì, ve lo spiego in 2 minuti. Sembrerà strano, ma tra il lockdown e l'estate 2020 ho consumato il mio tempo libero leggendo tutto quello che potevo su Antonio Pacinotti, una autentica ossessione che mi ha portato a esplorare a fondo questa figura e ho scoperto così molto più di quanto avessi imparato nelle lezioni di fisica 2 del professor Erdas e di elettronica del professor Guido Pegna e ho scoperto molte altre invenzioni oltre alla famosa dinamo che lui chiamava macchinetta elettromagnetica tra le pagine di quei libri. E nella vita di Antonio Pacinotti ho rintracciato anche momenti di rabbia per quello che possiamo chiamare lo scippo dell'invenzione della dinamo e di dolore per la morte della giovane moglie. E così ho capito di avere di fronte un autentico eroe. Così ho scritto questa storia che racconto con la voce e nei panni di un bidello della Regia Università di Cagliari, dove lo scienziato pisano insegnò fisica sperimentale e gestì il gabinetto di fisica tra il 1873 e il 1882, provando a immaginarlo anche al di fuori dalle aule di fisica e dal gabinetto di fisica di Via Belgrano. Così tra poco vedrete un breve estratto dal video che è stato realizzato da Francesco Pupillo per il Cagliari Festival Scienze. Il video completo lo trovate su YouTube. È stato girato a Monserrato nel Museo di Fisica accanto a una copia della Dinamo costruita da Carlo De Rubeis. Io lo considero il mio umile contributo alla memoria di quel genio scientifico e uomo generoso che fu Antonio Pacinotti. Grazie e buona visione. Grazie, grazie, grazie ad Andrea Mameli. Prego. Pisa, 25 marzo 1912. Il professor Antonio Pacinotti, l'illustre scienziato, il fisico esimio, l'inventore della dinamo, se n'è andato. Quando aveva 17 anni, aveva avuto un pensiero, un'illuminazione, diceva lui. E aveva scritto in un quaderno, che lui chiamava Sogni, un quaderno tipo questo, che io uso per scrivere le cose che mi piacciono. Aveva scritto quello che era riuscito a fare, per cui è diventato molto, molto famoso. Nel 1860 ebbe occasione di far costruire un modelletto di macchina elettromagnetica da me immaginata e che ora mi risolvo a descrivere, specialmente per far conoscere una elettrocalamita di genere particolare usata nella costruzione di quella, la quale, oltre alla novità che presenta, mi sembra adatta a dar maggiore regolarità e costanza di azione in tali macchine elettromagnetiche, come anche la sua forma mi sembra conveniente per raccogliere la somma delle correnti indotte in una macchina magnetoelettrica. Deo, non ci ha più comprendere un nulla. Però, suo professore, mi ha spiegato come funzionava e mi aveva detto, se tu la fai muovere
lei produce corrente, lei si muove e produce energia elettrica. Se invece attacchi una batteria, la fai girare, ruota come un motore. Ecco perché è diventato famoso Antonio Pacinotti con la sua dinamo. Prima di questa, tutte le altre macchine che producono energia dal movimento erano tutte difettose. La sua era la migliore. 1865. Va in Inghilterra e spiega la sua grande invenzione agli scienziati inglesi. Poi in Francia e Belgio a comprare dei materiali e continuava a raccontare la macchina, col nuovo cimento, col suo articolo, spiegando tutto e rispondendo a tutte le domande. Poi mi ha raccontato, qualche mese dopo, non scopre che uno di quelli aveva costruito una macchina uguale alla sua, l'aveva brevettata e la stava vendendo. Un impostore. Capito? Io invento e tu brevetti. Non si va a ridere. Antonio Pacinotti ha combattuto anni per rivendicare la paternità e l'ha ottenuta. Prime soddisfazioni, 1873, Esposizione Universale di Vienna, medaglia del progresso. Qualche anno dopo, a Parigi, Esposizione Mondiale dell'Elettricità, la sua macchinetta elettromagnetica, così la chiamava, è lo strumento principale, ammirato da tutti. Lui diceva, quando un giorno, anzi una notte, riuscirete a illuminare le strade come se fosse giorno, ricordatevi della dinamo. Non diceva ricordatevi di me, diceva ricordatevi della dinamo. E l'anno scorso, per i 50 anni dell'invenzione della macchinetta, tutti in piedi in Senato a tributare onore a lui, Antonio Pacinotti. Da Puligio in su giornali, lui ha dichiarato: è merito dell'epoca in cui ho vissuto, un'epoca di progresso e di sviluppo. E poi hanno ricordato anche le altre invenzioni. Il treno elettrico, il fucile elettromagnetico, la misuratrice di angoli. Ma non devo continuare a pensare a Antonio Pacinotti, a quello che ci poteva dare, ma a quello che ci ha dato. Ed è molto. Ma lo voglio ricordare anche come un grande uomo, perché la grandezza di un uomo non si misura tanto nelle cose che lascia, quanto nella bontà dei ricordi che restano dopo la sua morte. Grazie Antonio Pacinotti. Asibiri su professori. Bene, ecco, vanno i titoli di coda di questo video molto, molto intrigante, ma diversamente particolare, che racconta una delle figure della fisica più pesanti, più grandi del nostro passato e del nostro presente. Grazie ad Andrea Mameli, complimenti per la sua realizzazione, grazie per aver saputo cogliere anche in una maniera così sfidante, con alcune frasi in cagliaritano, con il suo essere, come dire, un bidello di corte, molto attento, molto curioso, molto appassionato, ciò di cui ha bisogno anche la ricerca. E in effetti la frase "la bontà dei ricordi sta a certificare quel che si è fatto nella vita terrena" è una frase che ci fa piacere applicare quasi sempre quando i ricordi sono appunto talmente luminosi e brillanti da renderci un pochino più forti, più solidi e più coraggiosi. Grazie ad Andrea Mameli. Andiamo avanti. Mi dicono, come si dice in questi casi dalla regia, che i tempi sono... ci siamo, insomma, stiamo procedendo sperando di essere il meno noiosi e faticosi da seguire possibile. Io do la parola alla professoressa Micaela Morelli, prorettore per la ricerca nello staff di Maria del Zompo, e il suo è un intervento sulle scienziate nei 400 anni di Unica. Arriva questo commento da la donna della scienza del 2020, ovvero Micaela Morelli. Grazie, prego. Grazie mille della presentazione.
Io vorrei partire, allora intanto facciamo partire la presentazione, spero si veda. No, allora aspettate un attimo, parto da qui. Ho bisogno di condividere il video. Sì, io le ho, però non vedevo la condivisione del video. Va bene, grazie. Perfetto, grazie mille. Perfetto. Va bene, grazie. Allora, io vorrei partire dal video che vedremo tra pochissimi minuti, perché vedrete nel libro, che questo è diviso in quattro parti. Ogni parte rappresenta 100 anni della vita dell'Università di Cagliari, quindi i 400 anni. E in questo video vedrete che le ricercatrici donne compaiono solamente nella terza parte, e cioè compaiono dal 1800 praticamente. Questo perché, se mi dà la prossima, grazie, il percorso per le donne nella ricerca e quindi nella carriera universitaria, perché la ricerca solo all'università si faceva in quel periodo, era una meta irraggiungibile prima del 1800, della fine anzi del 1800. Infatti l'accesso all'università per le donne era stato legalmente riconosciuto nel 1875. In realtà solamente nel 1883 era stato realmente consentito alle donne di iscriversi ai corsi universitari. Ma nonostante le donne riuscissero a entrare nell'università, a laurearsi, avevano poi delle limitazioni che arrivavano subito dopo la laurea. I direttori delle cliniche si rifiutavano di ammettere le studentesse per far fare loro la pratica. Era difficile la carriera nelle professioni, alle donne erano proibiti alcuni uffici pubblici, per esempio non potevano iscriversi all'albo degli avvocati né esercitare nei tribunali, e questo devo dire purtroppo fino a tempi relativamente recenti. Se andiamo alla prossima, vediamo che addirittura i ruoli non erano neanche contemplati nelle statistiche. Da una fonte ministeriale si apprende che all'inizio del Novecento 9 donne avevano uffici nelle università, cioè avevano una cattedra, erano assistenti o libere docenti. E solamente agli inizi degli anni 20 del Novecento alcune donne potranno occupare le posizioni apicali della docenza. Quindi immaginate la difficoltà che hanno incontrato le donne di cui brevissimamente parlerò, le difficoltà che hanno incontrato nell'intraprendere la carriera universitaria e addirittura poter raggiungere una cattedra universitaria. Le donne di cui vedrete la presentazione nel video sono 4. Sarebbero tante altre, come ha accennato all'inizio Giancarlo Nonnoi, il professor Nonnoi si è dovuto districare tra tante figure importanti e interessanti. E noi ne abbiamo scelte 4, la prossima, 3, scusatemi, 6, la prossima. La prossima, grazie. Ecco, per l'ambito scientifico abbiamo scelto queste 3, Maria Pia Nalli, Rita Brunetti e Eva Mameli Calvino. Maria Pia Nalli,
è stata professore di analisi matematica all'Università di Cagliari dal 1921 al 1927. È stata la prima donna a essere chiamata su una cattedra universitaria di analisi, appunto nel 1921, e lei è famosa per essere stata tra i pionieri matematici in Italia a lavorare a quella che all'epoca veniva chiamata moderna teoria delle funzioni di variabili reali. Rita Brunetti è invece una fisica. Lei insegnò all'Università di Cagliari e fu direttrice dell'Istituto di Fisica dal 1928 al 1936. Abbiamo Eva Mameli Calvino, che è stata... Eva Mameli Calvino era sarda, Eva Mameli era nata vicino Sassari, e Calvino è la moglie del marito, il nome del marito, mamma di Italo Calvino, e lei è stata direttrice dell'orto botanico dal 1926 al 1929. Nella prossima vediamo le tre donne che abbiamo scelto per l'ambito umanistico. Luigia Achillea Stella, professore titolare di letteratura greca dal 1937 al 1944, Paola Maria Arcari, che è stata docente di dottrine politiche dal 1939 al 1967 e che tenne numerosi altri insegnamenti, da storia delle dottrine economiche, economia politica, e politica economica e finanziaria, storia del risorgimento, e fu anche preside della facoltà di giurisprudenza. E poi Cecilia Dentice di Accadia, che è stata professoressa titolare di storia della filosofia dal 1925 al 1954. E voglio concludere dicendo che un commento generale per sottolineare che quelle che sarebbero state delle figure estemporanee di ricercatori e di ricercatrici e di studiosi delle varie discipline hanno trovato in questa istituzione, l'università, la continuità di trasmissione del sapere. L'istituzione che più di tutte l'università ha saputo attribuire importanza alla conoscenza. Nei secoli sono cambiate tante istituzioni, mentre l'università è da sempre il mezzo più importante per assicurare la crescita, la democrazia e la libertà di un popolo. E la ricerca è sempre stata lo strumento migliore. Grazie. Grazie, grazie alla professoressa Morelli. Questo richiamo ai diritti, al rispetto, alla trasparenza fa sempre bene, è un farmaco che aiuta soprattutto in questi momenti di distanza e di lontananza. Adesso entriamo proprio nel vivo, siamo, come dire, dulcis in fundo, abbiamo il video realizzato da Vasili Kerchi e Maxim Krylenko. Intanto Vasili e Maxim ci sono, ciao, bentrovati. Insomma, io vi faccio una domanda da cronista. Buonasera. Buonasera, ciao. Qual è stato, se doveste andarlo a trovare oggi a posteriori, l'elemento scatenante? Cosa vi è piaciuto di più nel realizzare questo video? Avete un minuto. Allora, prima di tutto mi piacerebbe ringraziare soprattutto per averci dato questa grandissima opportunità nel realizzare un filmato di tale importanza. Raccontare 400 anni di storia in 10 minuti sembra a primo impatto molto difficile, però con la, diciamo, continuità storica e con diciamo, personaggi ricchi che raccontano la storia dell'Università degli Studi di Cagliari è stato semplice da un certo punto di vista. Grazie Vasile. All'interno del video vedete elementi che assolutamente non vediamo o non diamo importanza per il punto in cui si trovano,
Infatti, grazie all'uso del drone anche dentro gli edifici come la Biblioteca Settecentesca, il Rettorato, il Museo di Geologia, Chimica e tutti gli altri edifici, siamo riusciti a mettere in risalto i dettagli e un punto di vista diverso dal solito. Diciamo che la vera sfida per noi era quella da dare vita agli elementi che sono inanimati, come i documenti, libri, manoscritti, che si trovano tanto in archivio. Esatto, infatti fare le riprese video in questo periodo è stato anche abbastanza difficile, però alla fine ce l'abbiamo fatto grazie alla coesa collaborazione con tutto l'Ateneo, con tutti i docenti, e così concludiamo anche, ci tengo tanto a ringraziare il magnifico rettore Maria Del Zombo per la sua disponibilità e soprattutto per averci dato questa grandissima opportunità. E ringraziare anche e soprattutto prorettore per la ricerca, la professoressa Michela Morelli, che ci ha accompagnato in questa bellissima esperienza, grazie alla quale anche abbiamo conosciuto tutto il comitato, diciamo tutto il corpo dell'Ateneo. Ringrazio tanto anche il docente di cinema Antioco Floris, che grazie alla sua professionalità ci ha trasmesso proprio una conoscenza cinematografica che è da invidiare. E ringrazio inoltre anche lo storico della cultura, già docente di storia della scienza, Giancarlo Nonnoi, che con i suoi aneddoti storici e con la sua, diciamo, conoscenza storica in generale ci ha proprio trasportati in passato e che ha reso questo video proprio un vero viaggio nella storia della ricerca dell'Università di Cagliari. E così chiediamo anche alla regia di far partire il video per mostrare questo video, questo filmato. Grazie. Grazie. Grazie.
Bene, in questi casi fossimo in presenza si sarebbe opportuno applaudire. Io lo faccio da solo, in piccola solitudine assieme a tutti voi. Idealmente ci congratuliamo con Kierky Design, con la loro idea che questa università sia stata e continuerà ad essere davvero una fucina di sapere, una fucina di saperi, una fucina di ottime declinazioni per le nuove generazioni. Io ripasso la parola alla professoressa Morelli e poi ci avviamo a concludere. Prego, professoressa. Io vorrei solamente ringraziare tutti, in particolare i relatori che sono stati davvero tutti bravissimi, competenti, interessanti. Siamo un po' in ritardo, ma non tanto, quindi sono stati anche nei tempi tutti quanti. E oltre che i relatori, naturalmente ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato fino alla fine. Salute a tutti. Grazie alla professoressa Morelli. E mi avvio a concludere, ringrazio per quel che è stato possibile raccontare in quest'ora e mezzo. In effetti, professoressa, siamo nei tempi. Sono le 18:20, quindi mi fa particolarmente piacere rimarcare che sono stati bravissimi e sul pezzo tutti i relatori. Ringrazio Giancarlo Nonoi, storico della cultura, già docente di storia della scienza, Stefano Montaldo, direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, che ha portato i saluti del professor Bombieri, Carlo Luglie, che è docente di preistoria e protostoria della Sardegna, Gianluigi Gessa, emerito di farmacologia, Andrea Mameli, fisico e giornalista scientifico, infine la professoressa Morelli e il rettore Maria Del Zompo, che hanno aperto, sostenuto e supportato questa iniziativa, e chiaramente Vasily Kierky e Maxim Krylenko, che sono stati autori del video che racconta questi 4 secoli di ricerca scientifica nell'Università di Cagliari. Insomma, un evviva e un in bocca al lupo per poter proseguire a raccontare i prossimi 400 anni. Un saluto a tutti, Mario Frongia.